fish on, finally, nice. Oh, baby. Nice. My favorite. Oh, 16 inches. Oggi non è stata facile, sono già due ore che peschiamo e accidenti, finalmente ho preso un bass, largemouth bass da 16 inches. E 16 inches sono cosa? 16 inches sono 41 centimetri e ho usato Texas Rig. Texas Rig è uno dei miei favorite, con una specie di lucertola, metto un peso così la lucertola cade abbastanza velocemente e rigging, faccio passare l'amo proprio all'inizio la testa, lo giro e poi per farlo weedless, quindi che non si attacchi alle alghe, alla vegetazione, lo faccio passare in questo modo, poi lo faccio entrare giusto la punta dentro la carne, diciamo, mentre questo è il Texas Rig. Finesse fishing. Ooh, baby. It was so shallow, I got it here. Ecco dove l'ho preso. Era pieno di vegetazione, proprio qua si nascondeva. Qui c'è uno di questi rami che deve essere caduto. Rami di questi alberi, ed era proprio all'agguato da queste parti. Il resto, ci sono tantissimi bluegill, quindi se questo pesce probabilmente era vicino, era in questi alberi, qua è 2 metri, quindi è veloce, che può andare, se fa troppo caldo può andare in profondità, ed è vicino a un buffet di bluegill su tutta la costa, è pieno di bluegills, che non so come si chiama in italiano. Si nascondono dove ci sono le strutture che possono essere di tanti tipi, strutture possono essere strutture tipo dei tronchi, dei rami, le strutture possono essere anche semplicemente un dock, una struttura può essere
un vegetazione oppure una roccia. Sono degli ambush predators, quindi loro si nascondono e aspettano l'occasione giusta per attaccare, e quindi bisogna I have another one, by the way. Same. No, Texas rig. They devour this thing, devour them. It's crazy how deep they go. This one is nice and chunky. Questo è un po' più piccolino. È andato, va bene. Circa di 12 inches. Quindi dicevo, stavo proprio per dire prima, con il Texas rig in finesse bisogna avere molta pazienza, e purtroppo quest'estate, purtroppo, onestamente non è il mio preferito, preferisco fare più power fishing con spinner baits, con crank baits, even con jerk baits, per me è abbastanza più power fishing, però ho notato che durante l'estate, i mesi caldi, bisogna... siccome sono lazy per il caldo, bisogna presentargli qualcosa di un po' più lento, e infatti il finesse secondo me funziona molto meglio. So che bisogna avere molta pazienza, e infatti ci ho messo un po' non solo a imparare la tecnica, ma anche a sviluppare un po' di pazienza, e mi ha dato tanti risultati positivi effettivamente, perché con il Texas rig quest'estate ho preso dei pesci, non tanti, ma soprattutto di qualità, pesci che sicuramente erano di qualità. I have one. Woo-hoo-hoo-hoo. I need you to help me take a picture if I ever land it. Yeah, a nice bass, okay? Nice bass. Not ready yet. Oh my goodness, just barely. Oh my gosh, it's so big, it's so heavy. Oh, you should see this one, how fat it is. Can you take a picture of me, please? Oh my gosh, look at this. June, look at the belly. Look at the belly! Are you able to take a picture of me? Thank you. I wanna put it
Oh my gosh! This is so fat! Wow! Nice! It's at 15 inches, but this is so fat! Yeah. Oh, look at this! Take another one? Thank you.